Nerbio è andata in scena la prima giornata di incontri della 39esima edizione degli Internazionali di Tennis Trofeo di Midisì. Il grande tennis torna nella provincia bresciana dopo 4 anni di assenza dal circuito. È il primo anno che vengo qui a Manerbio e devo dire è un bel torneo. Mi dispiace che non si sia fatto gli anni precedenti, perché è un torneo importante che vanta di almeno 39 edizioni e niente, spero di far bene così. A scendere in campo sul centrale è stato Federico Gaio, ammesso al torneo con una wild card. Il faentino è stato bravo a dar seguito al suo particolare momento di forma, superando in due set il francese Alexis Musialek. Sto giocando un buon tennis, sto cercando di migliorare delle cose, ci sto riuscendo pian piano. Ho giocato molto bene ad Appiano, anche la settimana scorsa ho giocato non benissimo, comunque Thomas ha giocato molto bene e questa settimana sono contento, buone sensazioni. Quindi. Nel secondo si è complicato un po', il primo set ho servito molto bene, non ho concesso nessuna palla break, quindi sono stato molto contento di questa cosa. Per il resto il secondo set ho giocato un po' peggio, lui ha fatto qualche errore in meno, le condizioni appunto c'era molto vento, non erano facili, quindi sono contento, è stata una buona lotta e proprio da casa. Ah sì, sono contento di come sta andando, specialmente diciamo nell'ultima parte della stagione, sto giocando bene, sto esprimendo un tennis che mi piace, sono più propositivo e sicuramente sto cercando di lavorare molto in continuità che ancora manca. In contemporanea, più facile del previsto, è arrivata la vittoria di Salvatore Caruso. Il 22enne siciliano è estromesso dal torneo il talentuoso austriaco Dennis Novak. Termina 6-4, 6-3 in favore dell'azzurro, fresco di best ranking, che avrà ora la possibilità di misurarsi agli ottavi con il vincente del match tra Carlos Berloch e il qualificato Garin. Beh, oggi è stata una partita un po' strana, diciamo, le condizioni non erano ideali. C'è un po' di vento, sono un po' cambiato rispetto a ieri, però devo dire che io ho giocato molto bene, molto solido. Ho gestito molto bene la partita, i due break comunque che ho fatto sia nel primo che nel secondo set, ho servito anche abbastanza bene nei momenti importanti. Quindi dai, sono molto contento di aver vinto il primo turno e speriamo bene per il proseguo del torneo. Questo sport diciamo che in una settimana ti può svoltare l'anno, ecco, quindi un po' è stato così per me. Ho giocato bene a San Benedetto, poi da lì ho giocato sempre meglio. Ma magari se ti posso dire qualcosa che è cambiato, sicuramente il modo di stare in campo, sono molto più tranquillo. Magari non mi faccio prendere dall'ansia, dalla fretta, ecco, sono più tranquillo, sto in campo molto, molto meglio, gestisco meglio i momenti di tensione e sicuramente dire che questa è stata una chiave. Durata appena 55 minuti l'apparizione della seconda testa di serie del torneo Andrei Kuznetsov, il russo ha mostrato un tennis brillante e solido, eliminando con un doppio 6-2 il croato Vejc. Oggi ho giocato una buona partita, così come ieri in allenamento, quando ho giocato qualche game e sentivo di essere in forma. Una buona giornata per me, quella di oggi. A tratti sono stato anche fortunato, colpendo la riga in alcuni punti importanti. Nel complesso direi che sono soddisfatto della mia partita di oggi, sì. Conosco sia Zemlya che Silva, i miei prossimi avversari. Penso di non aver mai giocato contro di loro, ma comunque mi ci sono allenato. Anche se sono giocatori che vengono dalle qualificazioni, questo non vuol dire di certo che sarà una partita facile. Penso che se giocherò come oggi avrò le mie chance di portare a casa l'incontro.
La mia stagione è stata come sempre piena di alti e bassi, qualche risultato buono e qualcuno meno. A Wimbledon non ho giocato così bene, non è stata una pessima stagione, c'è stato anche qualche buon risultato però, come il terzo turno a Roland Garros, ma poteva anche andare meglio. Dopo Kuznetsov sul centrale è stata poi la volta di Marco Trungelliti e Riccardo Bellotti. L'argentino si trovava a condurre per 5-4 prima dell'arrivo della pioggia. Dopo aver atteso per qualche minuto le possibilità di continuare a giocare, il giudice di sedia ha ufficializzato la sospensione. A nulla sono valsi i tentativi degli addetti ai lavori di tentare di ripristinare i campi. La copiosa pioggia, che ha continuato a scendere ininterrottamente su Manerbio per circa un'ora, ha poi convinto il supervisor Carmelo Di Dio a rimandare tutti gli incontri al giorno successivo. Al momento della sospensione, oltre a Trungelliti e Bellotti, erano in campo per il torneo di doppio anche la coppia monegasca formata da Balleré e Arnaudot, sotto di un set ai danni di Lopez, Perez e Béjar. Non è neppure sceso in campo lo spagnolo Muñoz de la Nava, prima testa di serie del torneo manerbiese. We'll be right back.